Gara di lavagna, Parco dell'Aveto, oggi all'avventura. Stiamo aspettando Evelina e Paola, le nostre guide di oggi, che ci porteranno al Lago delle Giacopiane alla scoperta degli Wild Horse, dei cavalli selvaggi. Oggi parliamo di Wild Horse Watching, che sarebbe l'osservare il cavallo selvaggio. Lo facciamo insieme ad Evelina Isola. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Intanto dove siamo? Dove ci troviamo? Allora, noi siamo sulle sponde del Lago di Giacopiane, siamo in Val Penna, che è una delle valli limitrofe alla Valle Sturla, nel territorio vicino al Parco dell'Aveto. E di che cosa vedremo oggi? Alle spalle abbiamo dei cavalli selvaggi. Sì, sono dei cavalli che vivono qua ormai da diversi anni, la loro storia e la loro origine va ricercata indietro nel tempo fino a una ventina di anni fa, quando uno dei proprietari che aveva l'abitudine a lasciarli al pascolo durante l'estate è morto, lasciandoli liberi e senza eredi. Contrariamente ad ogni aspettativa, loro si sono trovati molto bene, qui hanno tutte le risorse di cui potrebbero aver bisogno e si sono completamente rinselvatichiti. Li abbiamo perciò ribattezzati i cavalli selvaggi dell'Aveto e sono l'unica popolazione in Italia a non avere alcun contatto con l'uomo, quindi possiamo effettivamente ritenere gli unici veri selvaggi d'Italia. Ecco, di che cosa vi occupate? Noi siamo partite dalla difesa di questa popolazione, perché esistono dei problemi di convivenza con la vita rurale, quindi le persone che qui magari vivono e hanno le proprie abitazioni, le proprie proprietà, quindi magari zone dove viene coltivato per la famiglia, piuttosto che invece zone che vengono coltivate a fieno. Perché scusami, ora noi li vediamo qua al lago, in realtà hanno la possibilità di muoversi all'interno. In realtà loro si muovono su 25 km quadrati di territorio, okay. Ed inverno capita che scendano a quote più basse, okay. Dove ovviamente possono magari entrare negli orti e nelle proprietà di persone. Okay. Questo chiaramente può creare dei problemi di convivenza. Noi abbiamo pensato di, a modo nostro, dare una mano, se vogliamo, sia alle persone che vivono qua sia alle amministrazioni locali, suggerendo, diciamo, di far diventare loro una risorsa anziché solo un problema. Quindi abbiamo iniziato con la valorizzazione turistica prima di tutto, grazie al lavoro della mia collega abbiamo avuto molto riscontro fin da subito e successivamente proponendo anche delle soluzioni di convivenza, magari grazie anche all'utilizzo di fondi provenienti dalla comunità europea, diretti e indiretti. Loro vivono qua, di fatto il loro comportamento e l'ecologia è assolutamente paragonabile a quella di animali selvatici, per la normativa non lo sono, quindi cerchiamo di valorizzarli dal punto di vista turistico, ma anche di conoscerli meglio dal punto di vista scientifico, grazie anche alla collaborazione con l'Università di Genova, con cui dall'anno scorso abbiamo attivato dei tirocini e gli studenti ci stanno dando una mano per monitorarli. Adesso entriamo nel vivo della tua attività, diciamo ludica, quindi le escursioni. Sì. Tu ti occupi di escursioni, quindi tu porti le persone a fare il giro, esatto. Panoramico, che oltretutto poi lo faremo, è anche una bellissima passeggiata immersa nella natura, se poi si ha la fortuna di trovare una giornata così è un piacere. E porti a far conoscere queste mandrie di cavalli, quante sono? Allora, noi abbiamo individuato 5 branchi con il censimento dell'anno scorso, ma è presumibile che si siano modificati in quest'ultimo anno, perché erano branchi con numero abbastanza elevato, diciamo comunque superiore alla media, quindi molto probabilmente le famiglie si sono divise durante l'anno e la conferma l'avremo al termine dei tirocini di quest'anno. Io
faccio la naturalista e la guida ambientale escursionistica e quindi porto le persone a fare quello che noi abbiamo battezzato horse watching. La Liguria è famosa per il whale watching, ma si può fare anche un'attività di bio watching nell'entroterra con appunto l'osservazione dei cavalli in natura. Oltre a questo, il territorio limitrofo al Parco dell'Aveto è un territorio stupendo che ci offre paesaggi quasi alpini a pochissimi chilometri dal mare, e quindi le persone hanno la possibilità di fare una passeggiata immersi nella natura in compagnia di un naturalista che descrive sia le caratteristiche naturalistiche del parco che la vita sociale dei cavalli. Come vi troviamo? Voi ci potete trovare sul sito www.icavalliselvaggidellaveto.com o sulla nostra pagina Facebook I Cavalli Selvaggi dell'Aveto Wild Horse Watching. Vedete che vanno tutti dietro a lei? Ok, quella è la femmina alfa. Esatto, i branchi, la struttura dei branchi è suddivisa in ruoli di competenza. In realtà il capobranco non è il maschio ma la femmina. La femmina ha un ruolo di guida, non è detto che sia una sola femmina a guidare il branco. Per competenze, ad esempio, una potrebbe essere ritenuta più idonea per scegliere una via di fuga e un'altra femmina più idonea magari a cercare nuove risorse. Quindi, a seconda delle esigenze, del perché il branco si sta muovendo, il gruppo segue una femmina piuttosto che l'altra. In questo momento lo stallone si è posto lui davanti, guardate che è in ascolto, è in attenzione. Il ruolo dello stallone, oltre a quello riproduttivo ovviamente, è quello di sentinella. Eccoci arrivati in cima al monte con Paola Marinari. Oggi ci siamo dati proprio all'inseguimento dei cavalli, che poi in realtà è quello che fate nelle escursioni. Paola, tu ti occupi soprattutto delle pubbliche relazioni e della parte della comunicazione. Esatto. Infatti è stato il punto cruciale quello di riuscire a far conoscere i cavalli il più possibile e di conseguenza anche far conoscere il territorio in cui vivono, che è un territorio di grande pregio naturalistico, ricco di tradizioni, di storia, di cultura, ed è stato quindi un'ottima opportunità per invitare gli appassionati di natura e di cavalli a visitare queste zone. Abbiamo creato anche la rete delle strutture amiche dei cavalli selvaggi, ecco, che è una sorta di patto di co-marketing che abbiamo fatto con le strutture ricettive della zona, che credono e apprezzano quello che stiamo facendo con Evelina per la promozione e la salvaguardia del branco selvaggio, e è una collaborazione gratuita in cui noi garantiamo ai nostri horse watchers, quindi alle persone che vengono con noi in escursione, la qualità dei trattamenti, e nello stesso tempo diamo la possibilità alle strutture che si applicano e che fanno con passione il loro lavoro di essere conosciute ed apprezzate anche fuori dai confini del nostro territorio. Senti Paola, c'è stato un paragone, chiamiamolo così, con i Mustang d'America, con i cavalli Mustang d'America? Sì, diciamo che i Mustang d'America sono decisamente molto più famosi dei nostri, anche perché hanno una storia molto più di vecchia data. Faremo conoscere anche i nostri. Lo speriamo molto, anche i numeri sono decisamente differenti. Beh, perché i nostri non superano i 50 capi, mentre i Mustang
l'America superano le centinaia di migliaia di capi, con i problemi del resto correlati, e indubbiamente la nostra soddisfazione è stata però ricevere l'attenzione di Monty Roberts, che è l'uomo che ascolta i cavalli, uno tra gli ispiratori del libro più famoso, L'uomo che sussurrava ai cavalli, esatto. Che è un addestratore americano che pratica l'addestramento non violento e che ci ha dato il patrocinio, si interessa alle nostre attività attraverso anche alla sua istruttrice in Italia, Christiane Möller, che durante l'anno organizza dei campus di osservazione per i suoi studenti e che quindi ha dato la possibilità di portare anche oltreoceano il messaggio dei nostri selvaggi dell'alto. Seguiamo nella passeggiata, andiamo a vedere dove vanno. Sono bravissimi oltretutto. Sì, diciamo che sono cavalli di indole buona, sono molto abituati a questo territorio. E forse anche alle persone. Forse alle persone, è importante però per poterli approcciare e avvicinare, ovviamente senza mai toccarli, avere un comportamento e un linguaggio del corpo adatto in modo tale da non obbligarli a spostarsi, ad allontanarsi. E da quindi noi. La guida è sicuramente consigliata. Diciamo che il valore aggiunto della guida di Evelina è proprio quella di sfruttare i suggerimenti opportuni alle persone per potersi avvicinare in sicurezza ai cavalli e nello stesso tempo scoprire tutti i loro segreti e i segreti del territorio in cui vivono. Ok, andiamo. Siamo di nuovo davanti al branco che stavamo osservando, lo stallone più scuro si sta avvicinando, si chiama Spirit, e siamo in mezzo a un arbusteto. Questi arbusti sono rose canine ed è la stagione adatta per loro per iniziare a nutrirsi delle loro bacche. È noto a tutti che anche per noi le tisane di rosa canina siano molto efficaci contro il raffreddore, per aumentare le difese immunitarie, perché ricche di vitamina C. Questa, ebbene, è una cosa che sembra loro abbiano imparato subito, e questa stagione è appunto quella in cui loro fanno il pieno di bacche di rosa canina, in questo modo aumentano le loro difese immunitarie in vista dell'inverno.